Sì, al netto di quelle che saranno le considerazioni dei futuri DPCM, delle regole del governo centrale, che darà più o meno opportunità di avere grande, piccola o media affluenza da parte dei nostri tanti e tanti turisti. Ricordo il dato tecnico che questo comune di circa 3.500 abitanti diventa 30.000 abitanti durante il periodo estivo. È chiaro che il fardello. Da me, non mi sono mai fatto mancare occasione di denunciare, purtroppo la difficoltà dell'approvvigionamento idrico è sempre stata presente. E mi tocca constatare, anche se devo dare merito, che da quando è stata indicata la dottoressa Checcucci come commissario straordinario da parte del governo, qualcosa effettivamente si è mosso in tal senso, però purtroppo, come dicevo prima, ci tocca constatare che anche quest'estate non avremo la struttura necessaria per affrontare in sicurezza e in serenità la stagione stessa. Dico questo perché, non avendo fatto nessun intervento strutturale, è chiaro che purtroppo, come mi tocca constatare anche in questi giorni, le rotture sono all'ordine del giorno e quindi la scarsità della pressione comporterà sistematicamente ad avere delle penurie di approvvigionamento idrico in tutto il territorio del Golfo di Anese. Voglio pensare veramente, essere ottimista, che di solito non è una mia caratteristica, che questa sia veramente l'ultima stagione di questa sofferenza, perché deve essere anche lo stimolo per noi amministratori di andare da tutti quanti i nostri tanti e tanti turisti. Ricordo che il Golfo di Anese è una delle prime realtà turistiche nazionali, tra le primissime regionali, e quindi da andare, come dicevo prima, tutti gli amministratori a essere convincenti nei confronti di tutti, di dire che si aprono nuove stagioni, saranno nuove stagioni che, dove questi problemi non saranno più, diciamo, subiti da tutti quanti, e quindi affronteremo con più serenità la stagione estiva. Per quanto riguarda questa stagione estiva, stiamo già mettendo in campo i piani di emergenza, con le botti che in questo momento sono vuote, ma andremo a posizionarle logisticamente nei punti di maggiore criticità, sperando di non doverle riempire. Qualora invece ci fosse la necessità, saremo pronti ad affrontare tutti i problemi del caso.